Rebacco Divino, è stato inaugurato il nuovo format di arte e sapori nella città di Rossano, ormai arricchita dal contesto unico offerto dalle terrazze di Villa Labonia. Tantissime persone hanno preferito il centro storico per un evento che celebra il connubio tra l'enogastronomia da una parte e il divertimento attraverso musica e arte. Nel cartellone degli eventi, promosso dall'assessorato a turismo, non solo manifestazioni che attirano un vasto pubblico, ma anche momenti che sembrano interessare i palati più fini. E invece poi ti sorprendi a scoprire che l'idea è vincente, confermata dalla presenza di centinaia di persone. Rebacco Divino ha un nuovo contenitore di arte, spettacolo e gastronomia. Promosso dall'associazione Aris con il patrocinio dell'assessorato al turismo e in partnership con aziende vinicole importanti del territorio. Senatore Panettieri. Apertura della serata affidata allo spettacolo teatrale dell'associazione Lupus in Fabula, che ha portato in scena la commedia Pericolosamente di Edoardo De Filippo. Spazio poi alla musica con il concerto di musica popolare dei Musicanti del Vento, che armati di violini, trombe e mandolini hanno accarezzato il cuore degli spettatori, proponendo le musicalità più conosciute da quelle calabresi ad un indimenticabile Fabrizio De André che ha fatto ballare. L'angolo suggestivo delle terrazze, forse per l'altura, quello dedicato all'arte con una mostra personale dell'artista Ercolino Ferraina. Il tutto contornato da protagonista principale della serata, il vino che è stato servito attraverso degustazioni tipiche. Finalmente Villa Labonia è piena di gente, di turisti, concittadini, dopo essere stata chiusa per tanti anni adesso rivive con questo evento particolare dove ci sono degustazioni, musica, teatro, c'è un po' di tutto insomma. Abbiamo creato questo evento anche insieme a Informazione e Comunicazione per centrare un obiettivo molto importante, restituire le terrazze sicuramente alla cittadinanza e creare un momento in cui una scusa per venire al centro storico. D'ora in poi questo sarà anche il fulcro di tante altre manifestazioni. E certo, questo era l'obiettivo primario, quello di portare le persone al centro storico, di non abbandonarlo, perché è il fulcro del nostro programma. Non a caso ogni settimana c'è un evento nel centro storico organizzato dall'assessorato al turismo. Sono presenti qui insomma alcune delle migliori cantine locali che abbiamo, Senatore e la cantina Panettiere. Il tutto insomma articolato anche da sapori locali, i nostri sapori, i nostri salumi, cioè la presenza del salato, del dolce, il dolce caratterizzato dalle nostre fritture tipiche, i famosi scoratelli, insomma un connubio un po' perfetto. La parte culturale di questo evento, Rebacco Divino, è stata affidata a Ercolino Ferraina, che ha portato qui un'estemporanea di pittura molto bella e soprattutto molto vasta. Direi che è vasta e colorata, ci sono ben 30 dipinti, insomma, che arricchiscono in qualche modo la bellezza di queste terrazze di Villa Labonia. Ho accolto l'invito dell'amministrazione per far sì che Rossano, come anche il circondario, possa dotarsi di belle serate calde e accoglienti per i turisti e anche per i nostri concittadini. Abbiamo accennato al teatro qua nello splendido scenario delle terrazze di Villa Labonia. Siamo in compagnia del regista Nicola Anastassi, che ha portato la compagnia Lupus in Fabula e ha portato in scena Pericolosamente. Pericolosamente sulle terrazze, Nicola. Sì, sulle terrazze di Villa Labonia. Com'è andata? Credo bene, ho visto che la gente era tutta quanta contenta e soddisfatta, quindi sono soddisfatto anche io di conseguenza insieme ai miei compagni, diciamo, di viaggio. Io li chiamo sempre così perché noi abbiamo intrapreso un viaggio 2 o 3 anni fa e vogliamo andare avanti soprattutto sul genere del teatro napoletano di De Filippo, perché io sono un amante, uno studioso, diciamo, di Edoardo e di Peppino. Nei vostri lavori fate delle rivisitazioni e quindi li personalizzate oppure cercate di trarre l'originalità dello stesso? Sì, senza dubbio. La prima cosa che dobbiamo fare, noi cerchiamo di trasferire il dialetto napoletano, perché è un pochino difficile per noi, in dialetto rossanese. Però le parti che sono in italiano si recitano in italiano, come recitiamo pure completamente in italiano.